siamo in una fase decisiva, mancano pochi giorni e c'è da serrare le fila per mantenere alta l'attenzione su una proposta che sia di continuità ma anche di cambiamento. Noi vogliamo una città che sia aperta, accogliente, solidale, che faccia dell'integrazione tra le classi sociali, con gli immigrati, il suo orizzonte di sviluppo per il prossimo futuro. Noi siamo invece dell'idea che dobbiamo favorire con tutti gli strumenti possibili l'inclusione e la tenuta del tessuto sociale, perciò siamo favorevoli al rilancio del reddito di cittadinanza, siamo favorevoli alla utilizzazione di questi strumenti per tenere insieme e tenere dentro un discorso civile tutte le fasce della popolazione, anche quelle che fanno più fatica. Siamo per il rilancio di un modello di inserimento e di inclusione sul mercato del lavoro dei giovani e delle donne che fornisca servizi perché questo possa accadere. Insomma, io penso che noi siamo veramente alternativi e penso che Carlo Marino sia la vera risposta alternativa per organizzare tutto questo discorso in prassi amministrative e in atti concreti. Già lo ha iniziato a fare 5 anni fa e continuerà a farlo per i prossimi 5 anni. Carlo Marino è stato un ottimo sindaco e la sua amministrazione è stata un'ottima amministrazione, lo testimoniano, dimostrano gli atti, i fatti, al di là degli slogan che altri candidati, altre forze hanno messo in campo in questa campagna elettorale. E questo è il primo argomento. E poi c'è un argomento sicuramente di alto profilo politico in questa campagna elettorale, in questo ballottaggio. Il Partito Democratico fa fronte rispetto a questo, intorno al candidato sindaco, perché è evidente che ci giochiamo una partita che va anche al di là dei confini della città, nel senso che è chiaro che non possiamo permettere che Caserta diventi baluardo del sovranismo in un momento storico nel quale tutto il paese va in tutt'altra fortunatamente direzione politica, e quindi a Caserta dobbiamo fare fronte, perché con la vittoria che ci auguriamo evidentemente da qui a qualche giorno si interrompa anche questa prospettiva che sarebbe deleteria per la città e non solo per la città.